squadre in posizione. Buonasera e grazie di essere qui. Vi diamo il benvenuto a Progetto Control, una rappresentazione guidata dall'idea di controllo, un concetto che parte da lontano, dal filosofo Platone e dal suo mito della caverna. Ombre e catene. La sottile linea che divide l'illusione e la realtà, la cattività e la liberazione. State per assistere ad una competizione. Le due squadre di 5 illustratori che vedete di fronte a voi si scontreranno utilizzando il Tilt Brush, il pennello virtuale di Google che permette di affrescare scenari in 3D. È con questo strumento che gli illustratori, attraverso 3 prove, si guadagneranno la sconfitta o la vittoria, la presa o la perdita del controllo, a insindacabile giudizio della nostra giuria, che vedete sulla destra. Sulla sinistra l'arbitro Paco Cao, che interverrà per dare le penalità agli illustratori che non seguono il protocollo stabilito. Adesso lasciate a noi il vostro controllo. Vi auguriamo una piacevole serata. Che lo scontro abbia inizio. Nella prima prova i concorrenti vi dimostreranno sul campo il loro valore e la loro potenza tracciando le immagini che li rappresentano meglio. Arbitro, a lei la parola. Squadra 1, prova 1. Un passo avanti, prego. Prova finita. Giuria, la valutazione, prego. Grazie. Squadra 2, prova 1. Stop. Finito. In principio era il fuoco, generatore distruttore, inizio e termine del cosmo, fonte vitale perpetua e ingenerata che si autorinnova. Ora, in lui, le carte, l'uomo, poi la donna, poi l'uomo e la donna insieme non bruciano, non muoiono, ma tornano in sé. Il tempo è fermo nella sua dimensione puntuale, tutto passa di qui, nell'immediato vigore delle fiamme, e si asciugano. E rendono fossili coloro che ardono, induriscono e sottraggono al deterioramento, eliminano il rischio di marcire, di divenire inconsistenti. Non importa che l'uomo e la donna si siano conosciuti, si siano amati, siano estranei o si amino ancora, che si guardino meno, che sappiano della loro reciproca presenza, non importa se essi siano vissuti o vivano ancora. Essi ardono insieme, ardendo trovano insieme un inizio e una fine, in una dimensione che vive e muore nello stesso momento, ripetutamente, e che li pone sempre avanti rispetto al futuro, sempre indietro rispetto al passato. In un eterno presente. Prova finita.
Giuria, la valutazione, prego. Grazie. Nella seconda prova i concorrenti saranno chiamati ad illustrare tre concetti: controllo, sottomissione e liberazione. Squadra 1, prova 2, parola controllo. Vai. Il potere consiste nell'infliggere la sofferenza e la mortificazione. Riesci a vedere ora quale tipo di mondo stiamo creando? Un mondo di paura, di tradimenti, di torture, un mondo di gente che calpesta e di gente che è calpestata. Un mondo che diventerà non meno, ma più spietato mano a mano che si perfezionerà. Il progresso nel nostro mondo vorrà dire soltanto il progresso della sofferenza. Non ci sarà più il riso, eccetto il riso di trionfo su un nemico sconfitto. Non ci sarà più arte, più letteratura, più scienza. Una volta onnipotenti, non avremo più alcun bisogno della scienza. Non ci sarà più alcuna distinzione tra la bellezza e la bruttezza. Non vi sarà più alcun interesse, più alcun piacere a condurre l'esistenza. Ma ci sarà sempre l'ubriacatura del potere, che crescerà e si perfezionerà costantemente, costantemente diverrà più raffinata e sottile. Sempre, a ogni momento, ci sarà il brivido della vittoria, la sensazione di vivido piacere che si ha nel calpestare un nemico disarmato. Se vuoi un simbolo figurato del futuro, immagina uno stivale che calpesta un volto umano. Per sempre. George Orwell, 1984. Prova finita. Squadra 2, prova 2, parola controllo. Stop. Sinistra. Vai. L'assunzione di farmaci è sempre meno legata ad una considerazione ragionata degli effetti e dei benefici. E l'effettiva necessità di un trattamento farmacologico in una data condizione non viene accuratamente ponderata. Il farmaco è sfruttato nella sua dimensione di merce, di prodotto da posizionare sul mercato tra i consumatori, nei corpi della gente. È un prodotto soggetto a reclame, sconti, promozioni, fidelizzazioni. La pubblicità fa leva sui suoi effetti benefici ed immediati e oscura la dimensione del rischio, la presenza di effetti collaterali, gli agenti chimici potenzialmente velenosi. Si incoraggia l'acquisto al giusto prezzo di pochi grammi di immortalità in polvere, di un'idea temporanea di salvezza, di un rifugio dal tempo o dal dolore. Il farmaco assume un valore universalmente positivo, è cura e rimedio, beneficio privo di rischi, efficacia senza effetti collaterali, costo insostenibile ma necessario, nutrimento del corpo, cibo salutare, manna dal cielo. Prova finita. Squadra 1, parola sottomissione. Poco avanti. Vai. Via. La carità verso altri è un modo per fare del bene alla propria immagine. Un atto per dissimulare l'incapacità di prendersi cura di qualcuno in modo stabile e continuato. Una dimostrazione episodica di bene per ricordare a se stessi che si è sempre capaci di essere generosi. Mentre le relazioni umane si disertificano, si mercificano, perdono slancio e spontaneità. La cura dell'animale somiglia a un atto di carità estemporaneo. Ad un gesto tutt'altro che gratuito e disinteressato, che pone ciascuno di noi in relazione con chi dovremmo essere secondo la nostra morale.
Mentre si riflette sul concetto di limite di libertà e ci si sente minacciati nella sfera del proprio possesso, possesso di denaro, di beni, di spazi, di persone, di diritti, il concedere libertà ed imporre limiti a proprio piacere ad un altro è una sorta di riscatto, di rivincita, di sedativo, di cura. Finché l'animale è in gabbia, l'uomo è libero. Finché accolto nelle tiepide case, l'uomo è benevolo. Finché l'animale obbedisce, l'uomo comanda. Ecco allora che l'animale in casa, dentro una gabbia o dietro un vetro, ricorda all'uomo ciò che non è e gli fa da memento del suo status civile. Prova finita. Squadra 2, parola sottomissione. Stop. Passo indietro. Vai. Finito. Ci sarà in una delle prossime generazioni un metodo farmacologico per far amare alle persone la loro condizione di servi. E quindi produrre dittature, come dire, senza lacrime. Una sorta di campo di concentramento indolore per intere società, in cui le persone saranno private di fatto delle loro libertà. Ma ne saranno piuttosto felici, in quanto verranno sviati dalla volontà di ribellarsi per mezzo della propaganda o del lavaggio del cervello. O del lavaggio del cervello potenziato con metodi farmacologici. E questa sembra essere la rivoluzione finale. Aldous Huxley. Prova finita. Squadra 1, parola liberazione. Ferma. Vai. Vai. Vuoi essere libero? Tu? Sì, sì, dico a te che ti stai girando. Tu vuoi essere libero? E tu, anche tu che ti giri, tu vuoi essere libera? Tu in seconda fila, con gli occhiali, tu vuoi essere libero? E tu, in prima fila che ti sei girata adesso, tu vuoi essere libera? E il tuo vicino, alla tua destra, lui vuole essere libero. Voi volete essere liberi? Se siete pronti per essere liberi, siete pronti per darci la risposta. Yes, I do. Sì, io voglio essere libero. Prova finita. Squadra 2, parola liberazione. Stop. Vai. Finito. Sottomessi a logiche inconsapevoli, ci inoltriamo coi farmaci in nuovi paradisi artificiali. Non cerchiamo di sprofondare negli abissi o di esplorare nuove dimensioni, ci basta l'illusione di poter vivere a piene forze la dimensione presente e reale. Queste allucinazioni di infallibilità sono pericolose, perché apparentemente innocue, legali, acquistabili, fiscalmente detraibili, normalizzate, sono entrate a far parte dell'ordinario e del quotidiano. L'inganno non può e non deve durare a lungo, la vita richiama sempre a sé e questi paradisi prima o poi rivelano il loro artificio. Si è ancora liberi perché si può ancora rifiutare una serenità illusoria, si può riprendere controllo delle proprie scelte, diffidare delle soluzioni facili e indolori, guardare attraverso le cose per penetrarne il fondo e andare oltre. Prova finita. Giuria, la valutazione della prima squadra. Prego. Giuria,
Grazie. La terza e ultima prova consisterà nella creazione di un mondo virtuale, di un universo che concluderà la partecipazione dei concorrenti alla gara. Squadra 1, prova 3. Poco avanti. Fermo. Vai. Paletta. Vi illudete ancora di poter scegliere come e quando spendere delle banconote? Essere così lucidi da distinguere il valore delle cose, non giudicare dal prezzo? Cosa cambia tra le strade dei mercanti e le nostre case, le nostre vite, i nostri compleanni, i nostri figli, su cui il denaro scorre, prima sopra, poi dentro, poi attraverso? Non vedete il prezzo scritto sopra ogni cosa, su ogni albero, ogni mattone, ogni finestra? Non vedete la vita che viene impacchettata e venduta come merce, in ogni vacanza, in ogni esperienza, in ogni serata fuori casa? Non vi accorgete di girare per le strade con un cartellino appeso al collo? Di valere nient'altro che il vostro prezzo? Che senso ha domandare quanto costa in un mondo in cui tutto è in vendita? In un mondo in vendita. Prova finita. Squadra 2, prova 3. Stop. Sinistra. Finito. Storia dell'arte politica spiegata ai bambini. Questa è un'opera d'arte politica. Il mio lavoro vuole criticare ferocemente le società dei consumi eteropatriarcali, nonché le grandi corporazioni e i sistemi di potere finanziario e politico. Oh, guarda, è appena arrivato il collezionista miliardario. È lei il gallerista proprietario di questa galleria? Li compro tutti! E certamente, signore. Ecco a lei l'assegno. Grazie per i dipinti, arrivederci. Venduto è uno! Venduto è due! Venduto! Bene, bene. Ho comprato i quadri a 1 milione e li rivendo addirittura a 5 milioni. Scusi, non le sembra contraddittorio vendere i propri lavori a dei milionari quando il suo lavoro li critica ferocemente? Bello? Se vuoi la risposta, vieni alla presentazione del mio nuovo libro. Una guida all'arte politicamente impegnata e lucrativa. L'arte che tratta di politica genera un interesse immediato. Credi fermamente in ciò che fai o fai credere al prossimo che sia così? Se il tuo ego è difficile da controllare, maschera il culto della tua personalità realizzando progetti collettivi. Se godi di una buona posizione nel mercato dell'arte o in un contesto istituzionale, non hai bisogno di mascherare il tuo ego. Ah, scegli un tema di massima attualità, come i rifugiati o l'immigrazione. Il sensazionalismo è una delle vie di comunicazione più lucrative perché attira l'attenzione mediatica e del consenso del pubblico. L'artista dovrebbe evitare temi profondi e specifici, lavorando con contenuti semplici e comprensibili. Se sei sfacciato, opportunista, ideologicamente confuso ed entri continuamente in contraddizione con te stesso, dovresti sfruttare a tuo favore le circostanze e dichiarare questo tuo dissidio come una categoria estetica. Prova finita. Giuria, la valutazione finale, prego.
Giuria, la valutazione finale, prego. Grazie agli illustratori per aver partecipato e complimenti a tutti. È stato molto difficile valutare le prove perché ciascuno di loro si è distinto e ci ha colpito in modo diverso e particolare. I punteggi sono pari, quindi la vittoria va a entrambe le squadre. Giudicate, giudicate, bravi. Giudicare, perdere, soffrire, gioire, vincere, ma che cosa? Cosa sono la libertà, la cattività, l'illusione, la realtà? E da chi dipendono? E da chi dipendi tu? Buonanotte.